Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live con DJ Beppe. Siamo oggi sulla nostra radio virtuale. Buonasera a tutti. Vi saluta Beppe DJ, anzi DJ Beppe. Allora, adesso cosa faremo? Scusate un secondo, non dobbiamo dimenticarci di fare questa cosa importantissima. Ah, ok. Allora, ricordo per certi miei fan, chi mi segue anche su Facebook, oggi è il compleanno di quel Finocchi di mio fratello. Sì, quello là bruttino che non si può guardare, che è il 19 marzo oggi, ecco. Quindi per quello. Comunque, vabbè, non è Finocchio, però è per prenderlo un po' in giro. È diversamente normale. Ecco, diversamente normale. Comunque, partiamo con la live. Quindi voi starete con noi, ci vedrete all'opera, ok? Boh, dai, parti, Beppe. Va bene. 3, 2, 1, go! Allora. Ah già, qua devi dire allora. Il titolo per partire la live. Titolo, Tech Rocket, luoghi abbandonati. Sì, perché adesso ragazzi cercheremo di portare almeno, visto non so, almeno un video di sicuro, non so se è la settimana, perché anche il tempo che abbiamo noi per andare a vedere tutti questi posti abbandonati, vogliamo cercare dei luoghi lasciati così e andremo a filmare qualcosina. E poi io da tranquillo mi metto lì, li edito, gli metto qualche bella musichetta, no? Siamo pronti? Ok, ci ho messo tutto? Ok. Ho messo tutto. Vada, anzi vadi. Mi scusi. Vai con l'intro. Ok, strano che... Ah, in diretta, Diretta? Ah, ti arriva la notifica? Sì, sì. E a me no. Perché non ce l'hai forse come... Vabbè. Ok, siamo pronti? Sì, adesso diminuisci questa. E parti con l'altra. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio Tech Rocket. Siamo in diretta, siamo DJ Beppe e DJ Adrix. Buonasera a tutti ragazzi. Allora, com'è andata queste feste, questa Pasqua, questo Pasquetta? Allora dai, diciamo che è andata benissimo. Siamo stati in famiglia, purtroppo non tutti i Tech Rockets, perché anche loro ovviamente dovevano stare con le loro famiglie. Ci siamo divertiti, ma soprattutto ci siamo abbuffati con delle panze bestiali. Abbiamo mangiato colombe, spumanti, ci siamo ubriacati, abbiamo fatto di tutto e di più. Sei sicuro? Non è che hai fatto la dieta? Ma che dieta? La dieta si fa poi dopo le feste, si dice così. Adesso sei a dieta allora? Sì, ma è da anni che sono a dieta, è da anni. Ho visto tutta quella cioccolata che stai ancora mangiando. C'è ancora di là tutte le uova, tutte le uova che mi sono comprato io, perché ormai nessuno me le compra, allora me compro io le prossimo uova. Prossimo anno scriverai Babbo Natale che ti fai portare le uova di Pasqua. Babbo Natale mi faccio portare le uova di Pasqua. Ok. Non si può fare. Invece voi raccontateci ragazzi come avete passato la vostra Pasqua, Pasquetta. Se volete scriverci, c'è qua la diretta tramite messaggi, fateci sapere. O se no ci potete seguire anche sul nostro canale di YouTube. On demand, cioè più tardi. Senti, parla però... italiano, noi siamo in Italia per cortesia. Per fare un po' l'inglese, il finto inglese. Vabbè, tu l'hai anche studiato, quindi sai già più cose di me che io non so. Comunque. Allora, i nostri progetti? Allora, i progetti sono questi. Purtroppo, nuovi film sul canale nostro di YouTube, stiamo avendo un piccolo calo
perché non riusciamo a esserci tutti noi del team, perché comunque uno ha i turni di lavoro diversi dai nostri. Comunque, boh, allora cercheremo io e DJ Beppe di portarvi, non so se uno alla settimana, quando riusciamo, comunque andremo a fare delle visite su dei luoghi abbandonati qua in Piemonte, e poi io comunque cercherò di editarli e ve li farò poi vedere al più presto possibile. Grazie, grazie, gentilissimi. Quindi ci impegneremo per cercare almeno di fare una alla settimana, cioè di visitare questi luoghi abbandonati in live e proporveli o al momento o li caricheremo, faremo la puntata la stessa sera per descrivervi questi luoghi, e poi voi, andando a vedere il nostro canale YouTube o canale Facebook, potrete vedere dal vivo, diciamo, potete proprio vedere il video di cosa abbiamo fatto, delle riprese, e ci sono posti abbastanza interessanti da visitare. Adesso ne abbiamo un sacco che adesso piano piano vi proporremo, faremo degli schemi dove faremo appunti, dove visitarne uno alla settimana. Sì. Quelli che si possono visitare li visitiamo. Ci sono diversi posti, ragazzi, anche abbastanza inquietanti, perché tipo cimiteri abbandonati, che c'è una storia dietro, sono tutte cose molto particolari che noi vorremmo poi andare a visionare. Ci sono discoteche, addirittura noi abbiamo qua l'ultimo ex Ultimo Impero. Ecco, che c'è una discoteca famosissima, gigantesca. Lì sono nati che tanti ragazzini. Esatto, sono nati di Gela. No, ma tanti ragazzi che andavano a ballare, che all'epoca avevano 20 anni come noi, di sicuro se la ricordano, perché adesso avranno 30 anni e se la ricorderanno di sicuro. E se riusciamo, vi porteremo anche sul canale un video della discoteca abbandonata, sempre se si riesce comunque in qualche modo a entrare da qualche parte. Penso di sì, comunque abbiamo sia queste cose qua, abbiamo chiese, abbiamo l'ex pista di Morano sul Po, che abbiamo forse già citato, un'ex pista abbandonata, che abbiamo fatto anche il film. Abbiamo fatto anche il poi film. Praticamente abbiamo ancora un sacco di cose, addirittura in Piemonte abbiamo la casa dei genitori di Don Camillo, addirittura. Don Camillo, come tutti sappiamo, abitava in Francia, ma i genitori, prima di trasferirsi in Francia, abitavano in Piemonte, in una borgata qui abbandonata, sperduta, che nessuno conosce, addirittura senza fili, senza, cioè non c'era ancora la luce. Una volta non c'era niente. Non erano ancora elettrificate, una volta non c'era niente. Delle baite proprio dimenticate da Dio. Comunque approfondiremo più avanti. Vogliamo partire con un pezzettino musicale? Sì, sì, facciamo un po' di pausa. Facciamo un po' di pausa. Va bene, ragazzi. Ok. Ah, quindi hai tolto il nostro audio? Sì, il nostro audio. Ah. Puoi pure parlare adesso. Ah, ragazzi, è fatica, eh. Abbiamo ancora 8 minuti e 31. 8 minuti e 31, va bene. 8 minuti e 25. Ma dove lo vedi? Qua, meno. Ah, meno. Ok, questa è la chat, guarda. Dov'è? Chat. E nessuno ci caga. Non siamo ancora nessuno. Siamo ancora piccolini, ragazzi, cosa volete? Siamo. La gente ci segue dopo, dopo già in registrazione. Perché ho guardato i picchi di ascolti. Si possono vedere. Mi pare che... Certo che io non so perché c'ho gli occhiali da sole in casa. Comunque, vabbè. Perché c'è la luce artificiale, che è un faro. Sì, abbiamo messo qua un faretto a LED. Sembra di essere fuori con il sole. A fine live avrò... Da questa parte sarò nero. Abbronzato. Comunque. Allora. Poi, allora, dobbiamo ricordarci. Allora, questo qua, siamo qui. Saluti questo. Saluti Maurizio. Ah, ok, allora, praticamente... Noi siamo qua adesso, pezzo. Sì, pezzo audio. Musicale, boh, le facciamo il saluto, boh. Ok. E lo faccio io, sì. Ok. Commovente? Come lo vuoi fare? No, è normale, così, da. Come lo fai? Commovente? Che cazzo dici? Commovente? E cioè, cosa lo vuoi? Come lo vuoi fare? Particolare? Vuoi baciarlo?
Eh? Vuoi baciare tuo fratello? Ma che sei? E chi bacio te non c'è? Che cazzo stai dicendo questo? E tu ci che ricchione, allora no, pensavo no, che... No, adesso quando finisce la pausa... cominciamo, gli facciamo gli auguri, tanto poi io il video lo carico anche su YouTube, poi lui gli arriva la notifica. Okay. E... allora vado? Vai. Facciamo... quindi diminuisci... allora... la facciamo, possiamo fare anche se vuoi così, ci abbassiamo questo. Mm. Allora ragazzi, siamo quasi alla fine di questo programma per oggi. Quindi oggi è un giorno particolare. Oggi 19 aprile. 19 aprile. Dove nacque ben 28 anni fa mio fratello. Quello lì un po' diversamente normale. Sì, diversamente normale. Praticamente oggi fa 28 anni. Che è morto. So, ecco che morto. Sono, non porta sfiga. Ma, e sono 28 anni che lo sopportiamo. No? Un po'. E comunque, vabbè, è così. E la facciamo. Mm. La facciamo andare anche questa, ragazzi. Perché piove? Perché sta piovendo, cosa perché c'è? È un'atmosfera particolare. Ah, ok, va bene. È un po' brutta, diciamo. Allora. Comunque, ragazzi, lasciateci. Dei... allora facciamo questi auguri se no tuo fratello? Facciamo, appena detto, noi gli facciamo gli auguri noi della Radio Tecroche, se lo vogliono auguri fare. Auguri Maurizio, un auguri. Auguri, ecco, anche da tutto il nostro il pubblico. Se vogliono fare gli auguri anche loro, cioè i nostri fan, lo possono fare benissimo sia qua nella live che anche poi sul canale, su Facebook, sotto al video che metterò della radio. E boh ragazzi, grazie per averci seguito. Mi raccomando, ascoltateci anche durante il weekend quando proponiamo queste dirette live su luoghi abbandonati, luoghi del silenzio, su Radio Tech Rocket e anche su Facebook. E iscrivetevi al canale di YouTube. Va bene. Ciao belli. Grazie di tutto, grazie per averci seguito. Buon settimana e buon weekend. Boh, almeno c'è anche la musica. Boh, a posto. Visto, ti avvisa anche, il tempo sta per scadere, aggiungi il tuo tempo, vale più tempo. Diminuisci, così finiamo. Ok. Ok, adesso se lo voglio... ah, vuoi davvero? Sì. E se lo voglio sentire? Ottimo lavoro, trasmissione è finita. 11 minuti. Grazie fatto. Ok ragazzi, abbiamo finito... un saluto anche a voi. Abbiamo finito... finito. Finito. È diventato pugliese. Abbiamo finito. Abbiamo finito sta live. Come ho già detto lì, faremo poi dei video su luoghi abbandonati e cercheremo di portarvi qualcosina. Con questo è tutto, iscrivetevi al canale, lasciate dei like, commentate sotto se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Scusateci se c'è questo cappello in testa che non si può guardare, ma... no, più che altro c'è sta luce, non è molto... vabbè, comunque, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!